giallorossi e azzurri provano a parlarne, l'operazione metterebbe a posto parecchie cose in casa Napoli. Il mercato di Napoli e Roma rischia di intrecciarsi in modo piuttosto deciso negli ultimi giorni prima della deadline, e se entrambe le squadre sembrano concentrate su altre operazioni, quello che sta accadendo in queste ore potrebbe davvero cambiare l'assetto di entrambe le squadre. La Roma è stata travolta dalla decisione di Paulo Dybala di dire no agli arabi e alla loro offerta monstre, scegliendo di rimanere nella capitale nonostante la società gli avesse chiaramente fatto capire di non avere spazio per lui. Resta da capire la situazione relativa al rinnovo automatico, al rialzo, dell'argentino, legato alle presenze, che tuttavia la Roma non può permettersi. Il Napoli, dal canto suo, cerca disperatamente di portare un centravanti alla corte di Antonio Conte. Diversi gli incontri che Giovanni Manna ha avuto con la dirigenza del Chelsea per cercare di strappare Romelu Lukaku agli inglesi, senza però riuscire ancora a trovare un accordo. Napoli e Roma cercano, tuttavia, di non lasciare nulla al caso, accordandosi per uno scambio che potrebbe cambiare tutto. Lo scambio si può fare, Napoli e Roma ci lavorano, i dettagli. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Roma e Napoli starebbero lavorando allo scambio tra Ciryl Ngonge e Nicola Zalewski, i giallorossi prenderebbero parte allo scambio offerendo agli azzurri anche un conguaglio economico, di cui non si conoscono ancora i dettagli. Uno scambio che rivela la strategia del Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri si libererebbero in questo modo di un calciatore fuori dai radar del nuovo tecnico, ma soprattutto avrebbero spazio al nuovo acquisto David Neres. L'arrivo di Nicola Zalewski, invece, sarebbe un ottimo innesto per dare respiro sia a Giovanni Di Lorenzo che a Leonardo Spinazzola, approfittando delle capacità del giovane polacco sia sulla fascia destra che sinistra. Inoltre, l'età di Zalewski consentirebbe al Napoli di occupare uno slot in meno sulla lista. Zalewski ha giocato 33 partite nella scorsa stagione mettendo a referto 3 assist, soltanto 10 volte, però, è rientrato negli 11 titolari della Roma, per cui potrebbe aver voglia di trovare spazio nel nuovo Napoli di Antonio Conte. Attenzione perché la sessione di mercato sta per finire, e il Napoli è famoso per le sue trattative dai tempi piuttosto lunghi.